Ottava fiera internazionale del gusto e del turismo qui a Rodi per promuovere non solo i prodotti tipici del posto, ma soprattutto per promuovere la cultura e la tradizione che ci sono dietro questi prodotti. Diciamo che dietro a un prodotto e uno gastronomico ci sono le tradizioni, le culture dei nostri antenati, dietro un piatto, una rivisitazione ci sono i gusti di una volta, e queste due cose mi fanno tornare indietro con la mente e mi fanno ricordare a quando ero ragazzino e che in campagna, nei momenti in cui si raccoglieva l'uva o altri prodotti o altri ortaggi, era un momento di aggregazione, era un momento per incontrarsi nella famiglia, ma era anche un momento importante per il tramando generazionale, cioè era quello il momento in cui un genitore, uno zio, un nonno trasferiva un'esperienza, un ricordo, un momento importante della propria vita, della propria storia, e questo era importante per i giovani, i ragazzi, noi che li ascoltavamo, perché portavamo poi con noi questo tesoro, quindi questi ricordi che sono importanti, perché il tramando generazionale ci ricorda chi siamo, da dove veniamo, o chi ci aiuta in questo percorso è proprio l'enogastronomia, è proprio il prodotto tipico, perché in un territorio come il nostro, frastagliato, quindi fatto di micro territori, noi ricordiamo questi piccoli, questi gusti locali, ma ricordiamo queste esperienze anche del locali, per cui è importante il tramando generazionale, è importante anche trasferire un'emozione. Ma come la trasferiamo questa emozione? Questo è un invito che facciamo agli albergatori, ai ristoratori, a chi oggi è presente sul nostro territorio ed è responsabile della promozione delle nostre peculiarità, delle nostre eccellenze, perché la nostra cultura e le nostre eccellenze passano attraverso le strutture turistiche ricettive, e qui in questa fiera noi sensibilizziamo gli operatori ad usare all'interno dei loro menù, delle loro cene, ad usare il prodotto tipico locale, perché in questo modo lo possono raccontare, possono trasferire un'emozione, e quell'emozione che attecchisce nei cuori del turista è un'emozione che portano con sé, è un ricordo che avranno con loro nei giorni a venire, e sarà anche questa un'occasione per raccontare il nostro territorio ai loro amici, ai loro parenti in tutto il mondo. Sicuramente si parla di emozioni e i suoi eventi ci hanno abituato ad emozionarci anche grazie appunto a delle occasioni che crea, legate non solo alla valorizzazione dei prodotti ma soprattutto all'esibizione anche degli chef della nostra terra. Qui parliamo un po' di attrattività, di attività dinamiche. Questa fiera ha un programma intenso, vedremo esibirsi gruppi folcloristici abbinati ad un percorso enogastronomico tipico. Avremo i cantori di Carpino, i gruppi folcloristici della Daunia, qui del Gargano, i Terrazzani, racconteranno proprio la storia più dell'entroterra, più cruda, abbinata a dei sapori antichi, e qui ci sono degli chef che entrano in gioco e loro faranno degustare gratuitamente ai visitatori le prelibatezze e le eccellenze della nostra terra. Assessore, Rodi ospita ancora una volta questa fiera internazionale del gusto e del turismo, un modo non solo per valorizzare ovviamente le bontà tipiche del nostro territorio, ma soprattutto per rivalutare quelle che sono le tradizioni e la cultura di questi luoghi. Sì, certamente sappiamo che la gastronomia, l'enogastronomia è proprio un elemento della cultura proprio di questo nostro territorio. Dicevo poco prima, nel momento dell'inaugurazione, che proprio verso la gastronomia proprio dell'Italia, della Puglia in particolare, del nostro territorio garganico, c'è stato un notevole interesse, perché effettivamente c'è la voglia di riscoprire e di conservare le tradizioni enogastronomiche di questo territorio. Abbiamo numerosi prodotti di nicchia e noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo quello che mangiamo, per cui mangiare sano e riscoprire quelle che sono le peculiarità del nostro territorio sicuramente ci farà bene. Fra l'altro dicevo poco prima anche che
oltre che cultura, la gastronomia è sicuramente anche un momento di aggregazione, così come lo è la musica, per cui fa parte della nostra cultura. È importante quindi saper mangiare, saper scegliere e soprattutto diffondere quella che è la cultura della buona gastronomia, della buona cucina. Anche il comune di HD è presente a questa fiera, portando ovviamente non solo la sua istituzione ma anche le sue bontà. Beh, è una vetrina importante questa di Rodi, organizzata bene questa fiera, quindi ci tenevamo a essere presenti con alcuni nostri rappresentanti, in questo caso con produzione tipica di Accadia, dei dolci e dei taralli che stanno veramente avendo successo su tutto il Gargano e nella provincia di Foggia, e ci tenevamo ad essere presenti con un nostro stand qui a Rodi Garganico. Per chi non le conoscesse, quali sono le bontà di Accadia? Ma sicuramente pane, taralli, ma soprattutto il prodotto latto caseario, perché ci sono i pascoli, c'è la produzione di caciocavallo, di caciocotte, di pecore, di capra, insomma la produzione latto caseario è una delle nostre specialità, oltre agli ortaggi e i frutteti.